anche un programma abbastanza importante quello che sta portando in questa settimana, perché è un programma che coinvolge sia l'Under 17, sia la nazionale Under 19, sia la nazionale senior. Programma di allenamento chiaramente in preparazione sia agli europei, alla qualificazione agli europei di categoria Under 17, sia chiaramente per l'Under 19, oltre a continuare il lavoro già portato avanti da un po' di tempo con la senior. Lavoro che sta dando grandi soddisfazioni, stiamo vedendo dal punto di vista nostro un grande impegno da parte delle ragazze per questa qualificazione, dove speriamo chiaramente di riuscire a ottenere un risultato importante con una delle tre squadre, considerato il fatto anche che sia la Spagna che la Svezia sono veramente nazionali di livello importante a livello mondiale, e crediamo che alla fine si riuscirà sicuramente a fare un buon risultato, anche in virtù del fatto che sono tutte ragazze che con grande entusiasmo stanno affrontando questa nuova esperienza per loro, perché non dobbiamo dimenticare che comunque a livello assoluto è la prima volta che partecipano a una manifestazione così importante. In questi giorni stiamo lavorando molto per preparare questo appuntamento, ci stiamo concentrando soprattutto gli sforzi sul lavoro difensivo, perché è il primo aspetto che ci interessa per essere competitivi a livello internazionale. Le ragazze stanno facendo un grosso lavoro sulla 6-0, stiamo lavorando tanto sulle collaborazioni difensive, sulle coperture sul pivot, e cerchiamo di lavorare un po' anche sulla gestione della seconda fase e un'organizzazione minima di gioco in seconda fase. Le ragazze lavorano con molto entusiasmo, c'è da dire, si stanno dando molto da fare, e sicuramente la motivazione è quella giusta per cercare di giocare tre partite al massimo delle nostre possibilità e fare una buona figura a livello internazionale.